Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su The Grand Lap qui su Assetto Corsa. Oggi si affrontano qui sulla pista di The Grand Lap a Luna Drome una categoria di veicoli molto discussa. Bisogna dire che i SUV sono nati molto tempo fa, però nell'epoca moderna hanno preso una predominanza nelle nostre strade. L'esigenza di base era quella della signora che doveva portare i bambini a scuola, poi doveva andare a fare la spesa, nel weekend magari andavano fuori, e quindi giustamente l'industria dell'automobilismo si è fatta trovare pronta con una soluzione. Ecco a voi i SUV, vetture abbastanza grandi, voluminose, molto spaziose, spesso 4x4 per affrontare un po' tutte le condizioni che possono servire a una famiglia. Poi però la cosa è un po' sfuggita di mano. Anche le case automobilistiche più prestigiose hanno capito che c'era l'affare, hanno preso ste macchine, ci hanno messo le ruote di un tir, il motore di una petroliera, sono venute pesanti come appartamenti a due piani, ma vanno pure de moda. Così oggi andremo a vedere qui sulla pista di The Grand Lap la Lamborghini Urus contro la Porsche Cayenne. Partiamo dalla prima, motore 4000 V8 biturbo, un missile, 640 cavalli, una cosa impressionante, 0 a 100 in 3 secondi e 6 e soprattutto pesa 2400 kg. Andiamo subito a vedere come si comporta in pista. Eccoci qui che ci proviamo a lanciare al campo di pecore. Scalatina, bisogna riuscire a gestire la mole di sta macchina, come vedete è un po' ballonzolante, sembra di stare su una gondola mentre ci buttiamo sull'antirettilineo. Scalata in quarta, molto molto sottosterzante, ma alla fine comunque la curva riesce a farla. Anche qui freniamo molto prima, bisogna anticipare tantissimo le curve ragazzi, perché c'ha una marea di sottosterzo, ovviamente essendo fatta per essere guidata da una casalinga che va a fare la spesa, non poteva di certo avere il comportamento di una vettura sportiva. Quindi qui guida praticamente tutto l'elettronica, noi facciamo finta di guidare, stiamo a guidare in playback. Ancora sotto sterzo come se non ci fosse un domani. Apprezziamo gli interni molto high tech di sta Lamborghini, come al solito poi faremo il confronto con gli altri, cerchiamo di arrivare qui alla curva della bomba inesplosa e devo dire che non si vede nulla, non so dove sto a mettere le ruote in questo momento perché dal cruscotto non vedo niente, però eccoci qui alla casa della vecchia signora, ci avviamo verso la stazione elettrica, ancora l'ultima curva, campo di pecore e andiamo a tagliare il traguardo, mamma mia. Ok ragazzi, seconda vettura della nostra prova, Porsche Cayenne Turbo S, 570 cavalli, motore 4.8 litri V8 biturbo, peso 2300 kg, un'altra auto cisterna praticamente. Tra parentesi, queste pedaglie da beve non oso pensare quanto spendono di benzina, perché mediamente fanno 15 litri per 100 km. So così grosse che non c'entrano nemmeno nella schermata del gioco ragazzi, quindi andiamo a portarle in pista, anche se la nostra pista di solito ha visto auto un tantino più racing, ma questo ci ha portato il signor Wilson e questo tocca provare. Eccoci qua ragazzi che ci lanciamo qui al campo di pecore, solito nostro cartellista sprezzante del pericolo. Come vedete tutte le luci dei controlli elettronici si sono già accese, perché anche questa qui è praticamente guidata dal computer, tanto tanto sottosterzo. Mentre andiamo sull'antirettilineo, tiriamo la terza, buttiamo la quarta un attimo, ma subito freni, ancora la terza, tantissimo sottosterzo ragazzi, mamma mia, impressionante guidare sta macchina. Arriviamo alla curva, metti il tuo nome, buttiamo la seconda, la prima il computer dice che non è il caso di metterla, poi aprimo tutto, tanto alla trazione ci pensa sempre il computer, mentre ci ributtiamo sull'antirettilineo per tornare indietro, cercando di gestire il sottosterzo che momenti ci manna per campi. L'assetto sembra stile gondola anche qui, però il motore sembra un tantino più arrabbiato, questo qui almeno dal sound. Arriviamo alla curva della bomba inesplosa, cerchiamo di vedere qualcosa pure qui, si vede leggermente meglio come visibilità. Casa della vecchia signora e via velocissimi,
andando contro la stazione elettrica, sperando di non finisce dentro e che i freni facciano il loro dovere. Ancora, ultime curve, campo de pecore, e andiamo a tagliare il traguardo. Ok ragazzi, eccoci qui. Innanzitutto vi devo dire che non capisco veramente il senso, premesso che si tratta di un gioco, ma comunque un simulatore, quindi di base deve cercare di riprodurre la realtà. Non capisco veramente il senso di spendere circa 200.000 euro per comprarsi un aggeggio del genere. È la prima volta da quando registro le puntate di The Grand Lap che non mi sono divertito a guidare. Veramente sembrava di sta a guidare Luna Rossa. Ci mancava solo qualcuno che mi urlava cazza la randa e per il resto era come se stessi al mare praticamente. Insomma, se non sapete che comprare, venitemi a chiedere a me che vedo dei bei consigli di come spendere 200.000 euro. Detto questo ragazzi, chi ha vinto tra le due per poco meno di un secondo vince la Lamborghini Urus, ma soprattutto, e per fortuna se c'è ancora un dio, arrivano ultime nella nostra classifica e speriamo che ci restino. Adesso tutti gli amanti dei SUV scrivano qua sotto nei commenti degli insulti su di me, però tutti quelli che invece pensano che siano delle macchine inutili in queste configurazioni, vi prego scrivetelo anche qui sotto. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito lasciatemi qui nei commenti le macchine che vorreste vedere. Ho già registrato qualche altra puntata, quindi sto cercando di recuperare tutti i suggerimenti che mi avete dato e prima o poi le porto tutte. Non mi rimane che ringraziarvi per il tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ah, vi ricordo, seguitemi su Instagram che lì annuncio sempre quando faccio le live. Ciao.